fuoco, l'ha preso il collo un'altra volta. Ma sento una puzza di stronzate, non riesco a respirare. Di già, ancora non è partito il pezzo. Raga, se anche tu senti puzza di stronzate, iscriviti al canale e seguici su Instagram per sapere tutte le novità. Perché magari noi facciamo le reaction in live, te le perdi e poi mi rompi il cazzo sotto i video. L'hai fatta, l'ho fatta, te la sei persa, cazzi tuoi. Ragazzi, oggi ascoltiamo Rondo, che torna dopo tanto tempo. Sappiamo che Rondo con Central C e gli altri, quindi non era sua. Rondo non lo sentiamo da tanto tempo, ha fatto un sacco di soldi, vorrebbe anche fare musica come ha stato fatto i soldi, ma a me non mi ha regalato le scarpe, Rondo. Per favore, hai regalato le scarpe a tutti. Galli regalava i panini, te regalavi le scarpe. Ma a me un caffè, un'iscrizione. Mi regalate l'iscrizione, grazie. Rondo. La grande trovata per la pubblicazione di questo singolo, appunto, di Rondo, è stato regalare le scarpe come Kanye West. Quindi originale, Kanye West, originale, e comprarsi il pubblico. Sì. Perfetto. Ma facciamo anche Berlusconi, Ma almeno Pannella regalava il fumo, raga. Quello sì che era un vero G. Secondo me mi ha regalato una targa col numero del pannello. Ti ho regalato il mio arresto, perché sono 200 grammi di hashish. Allora, Birkin, perché io non ho mai visto un rapper che regala la droga per fuori dalle scuole. Ma per vendere il CD. Io l'ho visto fare a Snoop Dogg. Ho capito, è una pubblicità reppata. Placement, è lo speedy pollo. È una pubblicità reppata. Cerca lo sballo, cuccati il... Cerca lo sballo, cuccati il pollo. Ragazzo, vai. Vabbè, raga, Rondo ha capito la sua vocazione di pubblicitario. È un lavoro che sempre vorrei... Posso dirti che se tu svolti una cosa del genere dove tu fai solo promo e canzoni di minchia per la promo, hai vinto. Ho sempre voluto farlo io il pubblicitario. Poi puoi dire quello che vuoi. Come lavoro. Sai che puoi dire quello che vuoi. Stai facendo una pubblicità reppata, sei giovanotti. Hai vinto tu. Sei cazzo. Giovanotti. Hai vinto tu. Vai. Un po' meno nella vita, però sì. Ehi, fermi. Ehi, fermi. Brillone è conscious. Dentro lo zaino l'insicurezza. Come negri sopra il palco, no sicurezza. Sto dentro il bando, no baby face. Diamanti, no blu-ray. Se veste blu, no face, no case. Arrivo andando alla terra Heathrow. Di una bitch sai, non mi fido. Boy, pure famoso, stronzo, trovati un altro. Mi sono geloso che non penso ad altro. Però che lo ammazzo. Ho perso le chiavi del mio cuore. Scusa, baby, ho fumato. Ho perso le chiavi del mio cuore. Non mi sono loro. Ehi, sono i. Ehi, sto flow non ce la faccio. Quelli che ti scrivono in quanti ti aiutano nei guai. Luci. Tutti quelli vai. Sai che c'è un flow grande. Un atto aspetta un bambino. From a drilla e gli spin. Free My Kill, libertà per gli assassini. Vabbè, è una missione tutta sua dello sport a carceri. È molto più piacevole ascoltare lui quando fa questo flow con questo timbro che quando si mette a fare la drill con quel flow di merda che fa tipo quando è andato da... Però io te lo giuro, preferisco quello che questo. Cioè io tra Rondo e Shiva oggi abbiamo sentito due saldi della nuova generazione. Non paragoniamo ad altri. Nessuno dei due mi è piaciuto. No, non sto paragonando. Non mi è piaciuto il flow della reppata. Sembra che ci stiamo tornando indietro. Na. Cioè, minchia, rappi come quando facevano finta di rappare i rapper negli anni 90? Ecco, old school. No, è lo sfottò dello school. Però poi abbiamo un ritornello che è una bomba. Un ritornello è una bomba. Ma una bomba atomica. Sai cosa? La reppata rispetto a quelle che fa Rondo di solito, quelle, sai quando fa quel flow gridato, spezzettato. A me è diverso da questa roba qua. Io lo trovo totalmente inascoltabile e preferisco questo. Assurdo. Ma quelli sono gusti personali. È veramente assurdo sta sono cosa. Sono gusti personali. Il ritornello è molto bello. Cioè, può ricordare. Ci siamo d'accordo sul ritornello? Sì, può ricordare tante cose, tra cui un certo tipo di R&B, un certo tipo di musica roba. Pop italiana, poi veniva tutto da quello. Poi se ci pensi, perché erano l'R&B veniva nel 2002-2005, qualcosa del genere, in Italia è arrivato. Non ho visto tanto product placement. No, e non ho visto nemmeno troppo sforzo. E poi è bella la ragazza vestita. Non, bravo, è una cosa di rispetto. È bello che lui dice: ma tra quelli che ti mettono like, chi ti aiuta quando sei nei guai? Ghe. Bravo. Quando tu hai detto non twerka questo bunda. Non ci avevo pensato, però ho fatto un attimo. Non era sporco. Era coerente col video. Cioè, il testo. Il video era coerente col testo per una volta. Questa roba qui, sai che Rondo va a periodi. Adesso è il periodo degli amori. Ok, c'è il periodo Natale che fa la canzone di Natale dove siete tutti più buoni. Periodo della guerra. A gennaio tutti. Torna a dire ti vengo a ammazzare. A febbraio dice: no, quello è troppo forte, me la piglio con l'amico stupido.
Così a caso. Poi adesso è primavera. Ah, i primi amori. E allora canzone d'amore con le scarpe nuove, perché non è che vai a rimorchiare con le ciabatte. A detta sua, lui è un marketing man. Al di là della definizione che ti dai da solo, quindi può essere vero o no, le trovate di Rondo ci sono, vanno, sono rivolte a un pubblico che non ha assolutamente idea di che cosa succede nel resto del mondo. Comunque, qualsiasi cosa gli dici, questi... una cosa furba la fa e la sa fare, guarda l'America e lo copia in Italia, che in Italia qualsiasi cosa te la copiano male dall'America. Contemporanea, però. Ti viene in contemporanea e ha un pubblico che non ha idea di che cosa ci sia dietro oltreoceano. E ragazzi, non è una critica. Vuol dire fare del marketing. È una constatazione, va bene. Perché è la stessa cosa che fanno i vostri rapper preferiti senza farlo, senza essere così palese. Anzi, perché c'hanno degli uffici stampa dietro che lavorano per queste cose. Invece questo lo fa da solo. Esatto, facendo anche finta di no, poi tirandosene fuori. Almeno lui lo dice. E annichilendo le persone. Annichilendo le persone che poi fanno lo stesso lavoro. Però perché non lo fanno meglio di te? Però queste sono cose del dietro le quinte, che allora sì, non frega. Loro frega solo che Rondo è il loro rapper preferito. Giusto. Va bene. Ci sono cose di Rondo che non mi piacciono affatto, altre che mi piacciono di più, come di tutti, anche di tutti i rapper. Non può piacerti qualsiasi cosa una persona faccia, perché vuol dire che tu non hai un gusto personale. Vuol dire che hai un idolino e qualsiasi cosa fa a te ti piace. Invece no, puoi anche dire: guarda, Rondo mi piace, sta roba no. Però guarda, l'unica roba che mi sento di dire è, come al solito, a me l'attitudine che non esce in questa canzone, ma l'attitudine in generale a quello che è l'approccio alla vita reale dopo il successo, non mi piace. Preferisco una persona che prenda più consapevolezza di quello che sta diventando. Una cosa che mi ha fatto un po' caccare di sta canzone è sono un gangsta, sono sul Range Rover con due cinghe in tasca. Sì, nella non serviva. Ma a parte che non ma serviva. Ma poi hai due cinghe. Cazzo, te fai due? Uno lo perdi. È più veloce. Ok, uno lo... Ah. Comunque. Ma se sei un gangster non hai... Vabbè, non è che puoi portare sempre in giro quello. Poi con la tuta ti cade la... Fa pesante, il coltello più leggero. No, però, vabbè, al di là, ripeto, del testo, che la metà sono cozzate, bla bla bla, lui che spara, va bene, c'hai il ferro, quello che cazzo vuoi, sei fortissimo che c'è il ferro. Ma mi interessa più che altro la parte la musicale. La musica a me non è dispiaciuto. A te hai trovato un flow vecchio, ok, ma l'hai trovato brutto? No, vecchio, ho detto brutto. L'hai trovato brutto sì, questo tanto. Flow rispetto a... Mi piace Va su gusti. Sono gusti personali. Sarò un coglione, ma tanto non ne capisco un cazzo di musica, lo sanno tutti che non ne capisco. Ma io ne capisco cazzo. Ancora meno. Quindi, comunque, di base avete ragione voi che scrivete sotto. Sì, hai sì. Hai ragione tu che lo dici, quindi. Personalmente a me ma sono gusti personali. Ma ve lo ascoltate voi, ragazzi, sotto. Infatti, ascoltatelo se ti piace. Ciao, ragazzi. Ascolto, non è questo, è quello. In ogni caso. Dimmi. L'augurio è che questo ragazzo prenda consapevolezza di quello che sta facendo, del potere che ha in mano, e faccia realmente qualcosa di buono per la sua comunità. E non a parole, poi però nella realtà poi vai in giro a fare le stesse merdate, quello è peggio. Devi prendere coscienza di questa cosa. Se tu inizi a prendere coscienza di questo, diventi forte, perché tu da indipendente, se diventi così, hai in mano tutto. E davvero, non sto certo, scherzando. Tra un po' è Pasquetta, la fai la canzone per le grigliate? Io so la che voglio. Tu sei un season man anche. Ti prego. Season man? Sì. E non mangio halal, sono agnello, non maiale. Così. Sai che lui...